un altro appuntamento di Insieme con i Disabili Onlus, una realtà che non si ferma mai. Avete fatto mille cose, continuate a farne mille, altri mille progetti in testa. Oggi musicoterapia. Che esperienza hai tu e i tuoi ragazzi, che esperienza avete con la musicoterapia? Allora, l'esperienza nostra che stiamo percorrendo da 8 mesi a questa parte di musicoterapia è un progetto pilota sul territorio di Fiumicino, perché non si è mai parlato di musicoterapia. Perciò è un progetto molto importante, è un progetto che noi abbiamo scoperto e abbiamo visto comunque sia che i nostri ragazzi hanno avuto dei benefici importantissimi, hanno migliorato molto, e lo vorremmo portare avanti anche sul nostro futuro progetto che del centro diurno Dopodino che stiamo costruendo. Senti, la cosa che mi è parso di capire, che cambia un po' i parametri di assistenza di questi ragazzi, è l'entusiasmo quando si parla di musicoterapia, di musica in generale, è corretto? È correttissimo, perché la musica, quello che si dice, è vita. Ma soprattutto per i nostri ragazzi quando c'è la musica cambiano umore, sono tranquilli, e abbiamo scoperto veramente questa terapia, perché è proprio una terapia eccezionale. Abbiamo fatto dei salti di qualità impressionanti e vorremmo continuare a portarla avanti, e anche abbiamo avuto anche un aiuto dalla Fiumicino Tributi, ci ha dato un contributo per intraprendere questo progetto, e sicuramente continueremo, perché è veramente una terapia che non può mancare sul territorio. Grazie per questa opportunità, io sono Paolo Caneva e sono qui a Fiumicino invitato da degli amici e dei colleghi per presentare l'ultimo volume che ho scritto, che si chiama appunto Community Music Therapy. È un modo di fare musicoterapia che prova a valorizzare tanto, soprattutto, il fare musica insieme, quindi con le persone che partecipano al progetto, con i ragazzi che magari hanno delle fragilità. Mi preoccupo soprattutto di creare dei contesti facilitanti, perché queste persone riescano insieme con me a godere della bellezza di fare musica insieme. C'è un nome, questo nome community, che adesso è così di moda perché i social, insomma, pervadono la nostra vita. Che senso ha la community in questo percorso? Beh, credo che sia proprio il punto focale di questo percorso. Tradizionalmente la musicoterapia che si fa in Italia, ma che si fa anche nel resto del mondo, è focalizzata all'interno di una struttura istituzionale, che può essere una struttura sanitaria, riabilitativa, un ospedale, un centro diurno. Nella community music therapy non si può prescindere invece dal territorio, dal contesto in cui la persona vive, e dal fatto che si vuole fare in modo che il contesto entri all'interno del centro diurno, ma che gli ospiti del centro escano nel contesto. Quindi tutto quello che ha a che fare con la commistione, la contaminazione tra persone con fragilità e persone che vivono nella circoscrizione, nel comune, nella città, è ben visto, anzi è l'obiettivo principale di questa tecnica, di questa modalità. Quindi ritornare al senso proprio della musica. La musica si fa per se stessi, è un'esigenza di esprimere qualcosa, ma di esprimerla per gli altri. Quindi se la musica resta chiusa in quattro mura non ottiene quello che è il suo scopo primario, quello di diffondere emozioni. Assolutamente sì, sono completamente d'accordo con questa visione della musica come ponte, mezzo e necessità per essere fatta, per farla insieme, ma soprattutto per essere ascoltata, vissuta, essere fatta per qualcun altro che mentre la si suona, l'ascolta, la vive, la balla, la canta. Questo aspetto social che prima è stato appunto nominato, che adesso va tanto di moda, credo che vada assolutamente recuperato per la musica e personalmente anche per la musicoterapia. Edoardo Morello, un nome storico per la musicoterapia, lui la frequenta, la mastica, la utilizza dagli anni 70, siamo arrivati ormai oltre il 2000, parecchio oltre il 2000, e ci spiegherà adesso com'è cambiata. La musica non è soltanto armonia, la musica è armonia, ritmo, melodia, quindi sono tre componenti fondamentali della musica che formano l'insieme della musica, ma la cosa principale è che
tutto ciò che noi consideriamo pentagramma, cioè tu, quello che tu mi hai detto, la musica è scritta sul pentagramma, la musica è scritta sul pentagramma in Occidente. In Oriente, per esempio, non è stata mai scritta nel pentagramma, in Africa non è mai stata scritta su un pentagramma. I nostri nonni si tramandavano le cose oralmente, il fatto di tramandarsi le tradizioni musicali oralmente, ed è per questo che poi si sono arricchite nel tempo. Ciò che è rimasto scritto è rimasto scritto. L'importante è non partire dal concetto che la musica è soltanto ciò che si riesce a suonare da un pentagramma. La musica è ciò che possiamo battere sul nostro corpo, che possiamo pensare, che possiamo improvvisare. Infatti la musica improvvisata è gran parte di quello che riguarda la musicoterapia. La differenza fra quello che è il progetto che oggi abbiamo portato avanti a Fiumicino, quindi parliamo di musicoterapia di comunità, quindi un insieme di persone che suonano insieme, che improvvisano insieme, non c'è nulla di scritto, non c'è nulla di preordinato, si costruisce mentre si fa, e questo comunque crea un sentire comune, crea tutta una serie di sensazioni che non sono soltanto legate all'ambito riabilitativo, tant'è che spesso e volentieri la musicoterapia o la musica di comunità, come quelli che adesso gli americani chiamano drum circle, che noi, cioè i nostri suonatori di pizzica, facevano 300 anni fa, è il fatto di comunque sentire un obiettivo comune insieme, costruire, si usa nelle università, si usa nelle grosse industrie, che radunano addirittura i manager e fanno fare dei percorsi di musicoterapia proprio per creare il gruppo. A questo serve.